Si dividono la posta in palio Vastese e Chieti in una gara senza reti ma ricca di emozioni, pubblico delle grandi occasioni all'Aragona, presenti anche i sindaci delle due città sugli spalti. Nei biancorossi mister Cornacchini sceglie un 3-4-1-2, assente a centrocampo il metronomo Maiorano e al suo posto viene adattato Orchi che di professione fa il difensore. Negli ospiti il mister Teatino si affida a un 3-5-2, parte dal primo in attacco il Vastese Doc, Michele, Cesario, vanno in panchina gli ex Di Prisco e Barbetta. Con le immagini di Nico Centurame passiamo alla cronaca, parte bene il Chieti al sesto, Cesario ci prova con il tacco, tutto facile per Del Giudice, al dodicesimo ancora Nero Verdi in avanti con Cesario che va di testa ma non trova la porta, al sedicesimo finalmente si sveglia la Vastese, Di Nardo tenta l'anticipo sul primo palo e la gira con il destro, palla al lato, al ventiduesimo occasionissima per i locali con De Cerchio che se ne va in percussione, semina una serie di difensori, ma conclude debolmente dopo la sua cavalcata, Serra indovina l'angolo e fa sua la sfera. Al 39esimo i biancorossi sfiorano ancora il gol con una punizione di D'Angelo procurata dal numero 10 aragonese De Cerchio, tra i migliori nei suoi nella prima frazione. L'estremo Chietino attento alza sopra la traversa, dopo 3 minuti di recupero si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa all'ottavo galoppata di Spinelli che conclude con il sinistro, tutto facile per Del Giudice, al 14esimo Mancini entra in area, difende palla e offre un cioccolatino ad un compagno ma si salva la retroguardia biancorossa. Sul capovolgimento di fronte De Cerchio mette al centro un pallone velenoso sul quale bravo Serra a smanacciare, al 18esimo si rivede il Chieti con un'azione insistita che porta alla conclusione da fuori Masavud che non trova la porta, al 44esimo ancora Chieti con Mercuri che tenta la bordata da fuori, attento Del Giudice che alza sopra la traversa. Un minuto dopo si rivede la Vastese con Busetto che da posizione defilata calcia senza impensierire Serra. Al 49esimo l'ultima occasione per i locali con Di Nardo, la sua conclusione a giro termina a lato dopo una deviazione. Da qui a fine gara non succede altro, la gara termina 0-0, giusto il pareggio per quanto visto in campo. Il Chieti con questo risultato sale a quota 40, la Vastese a 33 punti in classifica. Queste sono quelle partite che spesso l'episodio che incide notevolmente, un derby abbastanza sentito da ambedue le parti, noi volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi e dare continuità come abbiamo fatto di risultati, ci abbiamo provato e di contro avevamo sicuramente una squadra in netto miglioramento psicofisico perché comunque nelle ultime due partite ha fatto due vittorie, quindi era in salute, importando un buon punto e guardiamo avanti. Giusto il pareggio per quanto visto in campo? Penso sì, però penso che l'occasione più clamorosa l'abbiamo avuto noi nel secondo tempo quando Mancini ha messo la palla su Riosa, ripeto, i sei ma non contano nulla, l'importante era portare a casa un risultato, volevamo come ho detto prima regalare alla nostra tifoseria una vittoria, non ci siamo riusciti però bene così. E dai, potevamo fare qualcosina in più, non ci siamo riusciti, peccato, venivamo da due vittorie, quindi ci si credeva, insomma, avevamo preparato la partita in una certa maniera, in maniera convinta, però davanti avevamo una squadra che non c'è nulla da perdere, che sta bene anche dal punto di vista fisico, quindi non era semplicissimo, però insomma, mi sembra che la partita i ragazzi l'abbiano fatta discretamente, insomma, bene. È una Vastese in crescita nelle ultime tre gare? Sì, solo che mancano poche partite, quindi dobbiamo assolutamente pensare al notaresco, andare là, cercare di vincere e poi vedremo, insomma, si deve fare partita per partita senza pensare poi ad altre cose. Vi è mancata molto l'assenza di Maiorano a centrocampo, ha adattato un difensore nel ruolo di centrocampo, in fase di costruzione qualcosa avete perso? È chiaro che Maiorano è un giocatore più dinamico, un giocatore che ha caratteristiche diverse, però mi sembra che Orchi abbia fatto lo stesso un ottimo lavoro, quindi è chiaro che poi dispiace quando tutti vengono a mancare dei giocatori che hanno così importanza soprattutto nella tua idea di calcio, è chiaro che dispiace, però ripeto, Orchi secondo me ha giocato bene, un pochettino difficoltà all'inizio, poi secondo tempo è uscito molto molto bene, quindi dobbiamo assolutamente lavorare per cercare di ottenere il risultato pieno contro il Notaresco, poi vedremo insomma.